Scriviamo finalmente il nostro primo programma, che consisterà nel comandare un LED con il nostro Arduino. Lo comandiamo come? Semplicemente lo faremo lampeggiare e comunque già facendolo lampeggiare ci renderemo conto che entreranno in ambito vari concetti e soprattutto istruzioni del linguaggio di Arduino. Quindi direi di iniziare e non perdiamo tempo. Sono sempre sul sito ufficiale, ovviamente, come potrete notare, per dirvi, per guardare un attimino il nostro Arduino di nuovo dopo averlo introdotto nella prima lezione. Il LED L, appunto, questo qua, è collegato direttamente col pin 13. Quindi, se noi andiamo a comandare il pin 13, lui è la risposta del 13, perché praticamente se noi ad esempio andiamo a mandare un'uscita a livello logico alto sul 13, lui si accenderà. Se la mandiamo a livello logico basso sul 13, lui si spegnerà. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo innanzitutto andare a impostare come output il pin 13. Dopodiché andiamo ad impostare, andiamo a scrivere nel loop il lampeggio, con dei ritardi, quindi dei tempi di durata, ma questo lo vediamo adesso. Quindi aprite il vostro ambiente di sviluppo. Quindi praticamente oltre all'ambiente di sviluppo ed Arduino serve semplicemente il cavo per collegarlo al computer. Quindi ok, ambiente di sviluppo avviato, eccolo qua. E iniziamo a scrivere il nostro primo programma. No? Quindi il nostro primo programma è il lampeggio di un LED. Ok, allora iniziamo ad impostare il pin di uscita e indicare appunto quale pin deve essere output. Abbiamo detto il 13. Allora, ricapitolo un attimo la funzione del void setup e del void loop. Allora, il void setup, come dice la parola stessa, setup, impostazioni. E comunque in generale è questo pezzo di codice qua, questa funzione, viene eseguita una sola volta in maniera univoca in tutto il programma. Quindi le impostazioni in genere vengono fatte una sola volta. E proprio per questo le impostazioni dei pin, in particolar modo, vengono sempre impostate qui dentro. Poi il loop invece è la parte ciclica, ovvero la parte appunto dove dice il nome loop, che è appunto il ciclo, è un ciclo infinito. E ciò fa sì che il nostro programma venga appunto ripetuto all'infinito. Quindi, ricapitolando, se dobbiamo fare un programma che deve essere eseguito una sola volta, possiamo scrivere, anzi, dobbiamo scrivere tutto nel void setup. Se invece abbiamo una parte fissa e una parte che cicla, quindi loop, la mettiamo nel void loop. Comunque, in genere, nei microcontrollori il codice scrive sempre in un ciclo infinito. Nel caso di Arduino, appunto, c'è già una funzione preimpostata che è il void loop, che in C si potrebbe ad esempio esprimere con un while 1, ok? In questo modo qua. Quindi while 1 è a capo, apro e chiudo graffa, oppure invece di mettere l'1, se c'è la possibilità del booleano, mettiamo il true, oppure un ciclo for, ancora per un altro esempio, metto tre punti e virgola, così. Sempre apro e chiudo graffa per scrivere al suo interno, all'interno delle graffe, il corpo del codice poi. Vabbè, comunque, abbiamo questi blocchi principali, quindi qua dentro andiamo a mettere le impostazioni dei pin, del pin in verità. E qua dentro invece andiamo a fare il lampeggio LED 13. Quindi, nel void setup andiamo adesso a impostare finalmente. Come fare ad impostare un pin? Il pin, di questo pin non andiamo a prendere la modalità. Quindi, i costruttori di Arduino hanno pensato pin mod, attenzione alle maiuscole e minuscole, mi raccomando, M maiuscola. Quindi, la modalità del pin, quale pin? 13. Quindi mettiamo direttamente il numero. In questo caso appunto è il 13, 13 virgola. Come deve essere? In ingresso o in uscita?
in uscita, come si dice uscita in inglese, output, e abbiamo già impostato il pin 13 come uscita. Ok, ragazzi, è veramente molto semplice. Come possiamo notare, è veramente, veramente semplice. Perché è molto logico, e proprio per questo Arduino ha avuto, anche questo è sicuramente uno dei motivi per cui ha avuto una grande espansione. Ovviamente, avessimo voluto fare, per esempio, questo in anticipazione, ovviamente per futuri progetti, ad esempio pin mode sempre. Mettiamo, per esempio, vogliamo il pin 12 come input, facciamo 12, input, e questo sta a significare appunto che il pin 12 è impostato come input, ma ovviamente questa cosa non ci interessa, quindi l'andiamo a togliere soltanto per farvi capire. Quindi, come possiamo notare, inoltre, output e input sono colorati di questo colore azzurrino, che comunque indica appunto questa sintassi del codice come pin mod arancione. Quindi siamo anche aiutati in genere da questi colori nell'ambito di Arduino, appunto, che siamo sul verde, dorato, arancione, in merito alle loro istruzioni proprio di Arduino vere e proprie. Poi delle librerie esterne invece dipende, alcune volte sì, alcune volte no. Comunque, come è stato semplice da capire, scriviamo pin mod, mettiamo il numero del pin, virgola, se input oppure output, e poi chiudiamo la tonda che abbiamo aperto prima e facciamo il punto e virgola. Questa è la sintassi per impostare un pin. Quindi abbiamo già impostato in maniera molto semplice il pin 13 come output. E ovviamente la fase di setup è già finita perché noi abbiamo già impostato il setup. A questo punto dobbiamo passare nella parte di loop. La parte di loop, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a comandare il pin 13. Ma il pin 13 è digitale analogico, è digitale. Ok? Appartiene appunto al gruppo dei digitali. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a scrivere, perché noi è come se andassimo a scrivere sul pin 13, che è digitale. Quindi come facciamo a scrivere su un pin digitale? Con quale istruzione ci ha fornito Arduino? L'istruzione è digital write. Digital write ci permette appunto di andare a scrivere su un determinato pin, quindi digitale però ovviamente, cosa molto importante, come possiamo andare il pin digitale. Quindi, qual è il pin su cui noi stiamo lavorando? È il pin 13. E il pin 13 lo dobbiamo andare a mandare a livello logico alto. Quindi in inglese alto si dice high. E noi così in questo caso abbiamo portato a livello logico alto il pin 13. Quindi tra parentesi possiamo dire tranquillamente che è on. Ok? Abbiamo quindi impostato che la prima istruzione che incontra nel loop, quindi questo ciclo che è infinito, è di accendere il pin 13. Adesso c'è una seconda cosa da capire. Vabbè, oltre al fatto che, come intuibile, se high è acceso, low sarà spento, ma questo comunque lo andremo a vedere dopo. Noi accendiamo il LED, ma per quanto tempo? Come facciamo a dire ad Arduino per quanto tempo deve fare una cosa? Allora, l'istruzione è l'istruzione delay. L'istruzione delay è una funzione che permette di impostare tra le sue parentesi tonde, quindi qua in mezzo, un numero. Questo numero sarebbe del numero di millisecondi. Io, ad esempio, voglio fare che rimanga acceso per un secondo e che si spenga per un altro secondo. Quindi 1000 millisecondi equivale a un secondo, quindi metto 1000, ok? Quindi qua ho impostato un ritardo di un millisecondo, che è uguale a un secondo.
Quindi adesso abbiamo acceso il LED e questa accensione rimarrà per un secondo. Dopo un secondo noi dobbiamo andare a spegnere il LED, quindi facciamo digital bright di nuovo, 13, virgola low, punto e virgola. E a questo punto cosa faccio? Ho portato, porto a livello logico basso il pin 13, che è punto in off. Per quanto tempo? Sempre un secondo, quindi di nuovo delay 1000. E qua c'è un altro ritardo appunto di un secondo. Ok, e qua ovviamente finisce il loop, quindi la mia funzione loop è finita ed è finito in verità anche il mio programma. Perché abbiamo qua impostato, ripassiamo il pin 13 come uscita, poi abbiamo fatto accendere un LED, scusate, abbiamo fatto accendere il LED sì, poiché è collegato al pin 13, poi l'abbiamo fatto durare questa accensione un secondo, si spegne il LED, per quanto tempo? Per un secondo. Preciso subito, l'istruzione delay è una funzione che praticamente occupa interamente il nostro ATmega, ovvero appunto il microcontrollore presente sulla scheda di Arduino. Quindi significa che quando lui sta contando appunto il tempo che passa, quindi ci dà l'effetto di questa durata di un secondo, lui si dedica solo a quello e non è possibile fare nient'altro. Questa è una cosa importante da precisare, ma per i primi esercizi va più che bene. Anche perché per poter, diciamo, fare le cose apparentemente in maniera simultanea bisogna intervenire con i timer, cosa più complessa e non, insomma, cosa avanzata che poi vedremo in futuro. Quindi sappiatelo che la funzione delay comunque blocca tutto. In ogni caso adesso abbiamo scritto il nostro programma, lo andiamo a salvare. Ok, lo chiamiamo lampeggio. E lo compilo così vediamo se è tutto a posto. Una volta compilato lo possiamo anche andare a caricare sul nostro Arduino e vediamo il risultato finale. Allora, benissimo, dato che è anche il nostro primo programma, vediamo anche come caricare insieme il software sviluppato, questo il nostro programma. Allora, dobbiamo andare a controllare innanzitutto su strumenti, scheda, nel mio caso Arduino Genuino 1 e come possiamo notare appunto nel menu tendino ho scelto proprio questa voce. Seconda cosa da fare è andare sulla porta e come possiamo notare c'è la COM3. La COM3 è la porta seriale appunto utilizzata da Arduino 1. Selezionatela e a questo punto cliccate sulla freccetta che indica la voce carica. Come possiamo notare sta compilando il nostro sketch e ce lo sta, una volta compilato, ce lo carica sul nostro Arduino. Ecco appunto il risultato finale. Come possiamo notare, il nostro LED sta lampeggiando, un secondo acceso, un secondo spento. Quindi direi che per questo primo programma è davvero tutto. Ciao e al prossimo video. A presto.